Ciao a tutti, benvenuti sul canale YouTube di Aero Cyclist. Come vedete piove e sono in bicicletta, o meglio con la mia Ducati MiGS Le Bike. Nessun problema, qualsiasi italiano direbbe torna a casa. Non c'è nessun problema, giacchetta antipioggia, zainetto col copripioggia e via. Come fanno i norvegesi, gli svedesi e me ne smatto. Sono venuto apposta da Ferrareschi Server qua. Dato che gestisco un noleggio e bike a Chiesa in Valmalenco e non ho molto tempo, quindi ho detto vabbè, oggi viene a piovere, prendo la bici e spiego un nuovo sentiero, un nuovo investimento della Valmalenco. E dov'è questo sentiero? La Valpo Schiavina. Spero di non trovare neve vicino al passo. Però nessun problema, io vi farò vedere fin dove si arriva. Non conosci la strada da Ferrareschi Service, arrivare qua alla prima diga di Campomoro, seconda diga? Clicca il banner qui in alto che c'è la video spiegazione che avevo fatto 2 anni fa in bicicletta da corsa, dove spiegavo nel dettaglio la salita, le pendenze e dove scattare per fare il com su Strava e battere i professionisti se c'hai gamba. Comunque, se arrivate qua e avete un e-bike, proseguite da questa strada e ve la spiegherò passo a passo i punti più particolari. Comunque dovete calcolare che da Chiesa in Valmalenco qui sono 18 km e 1000 metri di dislivello. Basta usare l'assistenza, se usate le bike in eco e consumate solo il 20% di batteria se avete gamba. Comunque ho anche impostato il motore a 34 Nm e questa Ducati qua va egregiamente. Dai, non perdiamo tempo, tanto piove e via! Eccoci qua, salite in sella, vedete questo stradone. Proseguite lungo la strada per circa 1 km. Dislivello ne fate sì e no 200 metri. Comunque vedete, la strada è bella battuta, quindi dai, non è una cosa impossibile. Hop hop, pedalate! Mentre preparavo questa salita mi sono detto, ma io questo paesaggio ve l'ho già fatto vedere, i follower più accaniti avranno detto, ma sì, l'hai fatto vedere quando hai spiegato l'anello della Valmalenco, arrivavo dal Musella e vi ho fatto spiegare questo tratto qua per arrivare in questo punto. Quindi siete già in vantaggio chi mi seguiva già. Ma adesso andiamo oltre, verso la Valpo Schiavina. Eccola la strada, tutto, costeggia tutta la seconda diga. Eccolo lì, che dice? Chi è quel pirla che fa il video e continua a gridare e mi disturba? Su me sempre io, Brian Ferrari. Comunque il bello della Valmalenco è che vedete sempre bellissimi animali, soprattutto in questa zona, è zona di stambecchi. E mi raccomando, rispettate la natura, perché vedere gli stambecchi è veramente una cosa bellissima. Soprattutto magari chi viene dalla città e vede solo gatti e cani, qua vede queste viste mozzafiato con super animali selvaggi. Però curate la natura. Ecco qua, ritorniamo sui pedali, pedaliamo questo tratto, costeggiamo metà della seconda diga di Campomoro e non è molto difficile, c'è solo un tratto un po' disconnesso con sassi qua e là, però vedete c'è la parte cementata che arriva in questo punto. Qui abbastanza in piedi, ci sono dei punti che toccano anche il 18% e oltre. Però niente paura, siete nei bike, mettete il trail o il boost, il turbo e andate su ben tranquilli con un rapporto agile tuc, e salite benissimo.
qui c'è un tratto dove ci sono gli allevatori di capre, di mucche. Qui ho sbagliato un pezzettino, comunque seguite sempre il sentiero, quello grande, quello che vedete. Qui invece è un tratto nuovo, iniziano ad allargare il sentiero. Vedete com'è bello battuto, inizia ad essere un po' un'autostrada. Questo è il pezzo più bello, vedete. Bisogna sempre avere un po' di tecnica, però bene o male lo pedalano tutti tranquillamente. È veramente stato fatto bene, nuovo, nuovo. Almeno parlo nel 2023. Magari lo vedete nel 2028-2029, è magari una strada bellissima, quasi ciclabile. Ecco, qui purtroppo c'era un pezzo di neve, ho dovuto scendere dalla bici e trascinarlo. Siamo al 7 di giugno e c'era ancora neve. Logicamente se lo fate a luglio, agosto, pedalate tranquillamente. Anche qua soprattutto ho pedalato dopo 2 giorni di pioggia, quindi c'erano pozzanghere ovunque. E qui mi sono infangato come un porcello, come un cinghiale, ecco. Un cinghiale, o meglio, Pumba. Ragazzi, qui c'è un sacco di neve. Adesso sta diventando tardi, sono quasi le 4 del pomeriggio per fare il giro lungo, quindi mi fermo qua. Non ho voglia, ecco, di bagnare i piedi, sapete lo stile ce l'ho italiano, quindi sono un po' freddoloso per così, e allora torno indietro. Comunque vedete che c'è ancora molta neve, mi trovo a 2400 metri. Guardate che paesaggio. Adesso non guardate che è una giornata brutta, nuvolosa, però una spiana stragrande. Questa è la Val Poschiavina. La Val Malenco sta credendo tantissimo, sta facendo dei bellissimi sentieri, sta allargando i sentieri, così possono pedalare tutti. Quindi vi do appuntamento tra 2 anni, perché secondo me tra 2 anni ci sarà ancora più sentieri, anche qua proseguirà, forse in Svizzera, lo spero io. Quindi vi saluto, se vi è piaciuto il video cliccate un bel mi piace, un bel like, iscrivetevi al canale di Aero Cyclist per vedere altri sentieri in Val Malenco e in Valtellina. Allora, mi trovo nella Valle Poschiavina, la valle dove ci sono stati anche avvistamenti di UFO. Quindi, prima che mi portano via, vi saluto e ci vediamo alla prossima pedalata. Ciao ciao, bikers!